Ben ritrovati e ben ritrovate a Latitudini del Mondo, una trasmissione sui sardi che vivono all'estero o in altre parti d'Italia, in onda ogni settimana su Telecosta Smeralda, canale 13. Nella puntata di oggi incontreremo Gabriele Manca. Gabriele è originario di Cagliari, è un artista ed è amministratore delegato della DMQ Production, una società che si occupa della realizzazione di maschere, elementi scenici e scenografie. Ha lasciato la Sardegna nel 2010 per andare a Torino e iscriversi a un corso di formazione professionale e diventare artista di circo. Dopo il diploma, Gabriele si è trasferito in Olanda, a Rotterdam, per specializzarsi in palo cinese alla Code Arts, l'Università Internazionale delle Arti. Se siete curiosi di conoscerlo, restate con noi. La tua avventura fuori dalla Sardegna inizia nel 2010. Qual è stata la molla che ti ha spinto a lasciare la tua terra d'origine? La molla è stata una necessità. Una necessità che è nata a un certo punto della mia formazione. Io studiavo ingegneria edile, allora, a Cagliari. E una mattina mi è capitato di guardarmi allo specchio e di parlarmi a cuore aperto. E da lì ho capito che comunque, ipotizzando anche un'eventuale laurea, una volta affacciato nel mondo del lavoro, mi sarei dovuto confrontare comunque con una realtà che era esattamente identica a quella dell'università, perché comunque la maggior parte degli studi sono in mano ai docenti dell'università. E mi sono detto, ne ho voglia io di passare il resto della vita a combattere questi qua, senza poter fare oltretutto quello che era la mia passione, ovvero l'architettura di ricerca, quindi non il palazzo che possono fare i geometri super più, le cose un po' più pesanti che si vedono a livello internazionale, vari Remcola, Salvar Alto, tutta questa gente qua. Quindi capito che quello non sarebbe stato possibile, ho detto io devo trovare un modo per poter esprimere le mie idee, confrontare le mie idee con altre persone e quindi vedere se quello che faccio effettivamente funziona, ha un valore. Al tempo seguivo anche un corso di amatoriale di arti acrobatiche diretto da un mio amico. E mi aveva preso abbastanza bene, nel senso che comunque funzionava, avevamo messo già in piedi un paio di piccoli numeri, di spettacoli. E quindi sono andato da questo mio amico e gli ho detto, puoi dirmi dove posso continuare questa cosa? Perché vorrei farne una professione. E, oltretutto lui aveva studiato fuori, ha studiato a Madrid, è stato a Stoccolma. Quindi insomma, lui è rimasto un po' spiazzato perché non si aspettava questo tipo di coinvolgimento. E allora, appunto nel 2010, ha detto guarda, ora come ora ci sono solamente due scuole e sono entrambe a Torino. E una si paga e l'altra è sovvenzionata da fondi europei. Quindi la scelta in realtà di Torino e quindi di andare a Torino è stata legata comunque al fatto che lì avresti potuto seguire un corso professionale come artista di circo. Insomma. Precisamente, quindi avrei potuto quantomeno prendere delle basi più solide rispetto al corso amatoriale che ho fatto col mio amico per poter ipotizzare o comunque poter cominciare un'eventuale carriera da circense. Quindi mi trasferisco a Torino dove parto con un'idea che era appunto quella di fare la base in acrobatica di coppia, equilibri di coppia. E, per una serie di motivi, e comunque la scuola era ancora relativamente giovane, quindi non sapeva esattamente come gestire una classe di ragazzi. Comunque era abbastanza eterogenea come gruppo, perché il più grande della scuola della mia classe a Torino aveva 31 anni, quindi era già bello grandetto, e il più piccolo, la più piccola, ne aveva appena 19. Quindi in questi due anni ho fatto un po' di tutto, ho fatto anche scala di equilibrio, ho fatto la sfera di equilibrio. In cosa consiste? La scala di equilibrio è presente la scala dei frutteti, quelle che usi per andare a raccogliere le pere, le mele, uguale, solo che non l'appoggia da nessuna parte, quindi io saltello da una gamba all'altra della scala,
su, giù, acrobazie, varie cose. Tanta concentrazione, tanti allenamenti. Sì, decisamente. Però, ecco, almeno gli insegnanti in quella scuola erano veramente in gamba. Nel senso, gli allenamenti sulla scala soprattutto sono stati importanti, perché io per 3 mesi mi sono ritrovato su una scala a fronte al muro. Perché la prima lezione, prima di fare le acrobazie, devi imparare a cadere. Quindi prima impari a stare in piedi sulla scala, poi vediamo come si cade, poi facciamo tutto quello che vuoi. Per evitare di farsi troppo male. Esatto, che oltretutto cominciavo già in età avanzata, perché la maggior parte dei ragazzi che si approcciano alle arti circensi oggigiorno partono quasi tutti giovanissimi, già dai 14-15 anni. A me è salito il pallino del circo a 26, quindi in un certo senso ero già fuori dai giochi. Però insomma, mi sono fatto valere comunque, tanto che poi. Ma com'è nata questa passione alla fine per le arti circensi? Cioè, cosa ti attrae di più di questo mondo? Il fatto che comunque impari a esprimere fisicamente degli stati d'animo, interagendo con colleghi, altri performer, in diverse maniere. Nel senso, sono comunicazioni che possono essere dirette, quindi basate sul contatto fisico, e indirette, che poi nelle arti circensi c'è tutto un mondo che va il mimo, la clownerie, quindi anche la possibilità di strutturare questi numeri, questi concetti, chiamiamoli concetti, in performance che comunque riescono a raggiungere un'empatia col pubblico in maniera molto semplice. Oltretutto io fin da bambino ero un fan abbastanza pesante dei film muti. E quindi a partire da Buster Keaton e Charlie Chaplin, questo tipo di interazione col pubblico mi affascinava un sacco. Più la possibilità appunto di fare qualcosa di incredibile, roba che per me fino a un certo punto era impensabile. E poi come appunto mi sono approcciato a questo tipo di discipline, mi sono reso conto che con la giusta dedizione si può raggiungere effettivamente qualunque risultato. Quindi ho cominciato a non essere più tanto distante. E la voglia di realizzare di più è stata tanta. E infatti dopo il diploma, anziché pensare ritorno in Italia, ritorno in Sardegna, cosa fai? E dici no, faccio la valigia e me ne vado a Rotterdam. Perché Rotterdam? Allora, la scuola di Torino diciamo mi ha dato delle buone basi, ma non complete. Adesso, avendo fatto un anno, il primo anno una disciplina, il secondo anno un'altra, non mi reputavo completo, ho formato abbastanza da poter calcare un palcoscenico e considerarmi un professionista. Questo è un discorso mio etico nei confronti del pubblico. Quindi dopo questa formazione, che per quanto utile io ritenevo per me stesso sommaria, ho fatto una ricerca di varie scuole in Europa e tra le varie scuole, più famose in Francia, in Scandinavia, che comunque avevano delle ristrettezze, dei limiti di età, che quindi già mi tagliavano fuori, l'unica che risultava papabile era appunto questo corso di formazione professionale come artista circense in quel di Rotterdam. L'università si chiama CODARTS, Università delle Arti, se non sto a dirlo in olandese, e il corso durava 4 anni. Quindi quando io mi sono presentato in questa università, ho fatto l'audizione, sono rimasti tutti molto ben impressionati dalla mia audizione. Io ho fatto l'audizione con un numero di scala, ho detto però non abbiamo un insegnante di scala, quindi le alternative che ti offriamo è ti continui ad allenare sulla scala e poi random, occasionalmente cerchiamo di trovarti un insegnante che ti possa fare dei laboratori personali, perché saresti l'unico che fa scala, oppure cambi disciplina. E lì ho detto sai che c'è? Tanto ho cambiato disciplina un anno, ho cambiato disciplina un altro anno, cambiamo disciplina, basta che mi date un insegnante che mi dura 4 anni. E lì è successo che ho cominciato ad allenarmi più seriamente sul palo. E il palo l'avevo già provato a Torino. E non mi aveva entusiasmato perché è abbastanza tosto a livello fisico, cioè non mi spaventa tanto la difficoltà dell'allenamento, però insomma, quando stai imparando ti lascia bei segni, perché comunque bruciature, tagli. E quindi insomma lo vedevo come una cosa, ma vabbè, non vorrei distruggermi troppo. Alla fine lì ho detto, era la disciplina con cui avevo più familiarità, tra le varie che offrivano,
Quindi ho detto, vabbè dai, facciamo palo, tanto in 4 anni qualcosa di buono dovrei riuscire a tirar fuori. Per quanto l'inizio sia stato un po' difficoltoso, perché comunque ho cambiato 3 insegnanti nel giro di 6 mesi, però alla fine è arrivato uno dei miei supereroi preferiti, che è appunto il mio istruttore di palo, che è un ragazzo belga, che mi ha cambiato un bel po' la vita, perché comunque questo ragazzetto belga è un professionista a tutti gli effetti, è probabilmente uno dei 10 miglior palisti del mondo e ha purtroppo una forma leggera di fibrosi cistica, quindi lui combatte con una malattia che tecnicamente non dovrebbe permettergli di stare in scena e fa miracoli. Ha imparato a leggermi come un libro aperto, è stato, oltre che un insegnante, un ottimo amico, e lo è tuttora, anche se ormai non ci sentiamo più spesso. È veramente imparato tanto, non solo a livello professionale della disciplina, ma anche a livello umano. Quindi tu, una volta in Olanda, comunque continui a studiare, a perfezionarti. Ci racconti quali sono state le primissime esperienze professionali e, non lo so, ci sono anche degli eventi curiosi, degli aneddoti che, insomma, hai voglia di raccontarci? Certo, certamente. Allora, tra le primissime esperienze professionali, il primo numero che ho venduto è stato abbastanza curioso, perché è nato da una mia sperimentazione che legava appunto il palo cinese, il nome della disciplina che ho praticato, con il lancio dei coltelli, imparati da autodidatta a scuola con non poche difficoltà, perché ovviamente la scuola non era esattamente entusiasta. Quindi mi sono ritrovato a vendere questo numero a cui la scuola non ha dato particolarmente credito. Ha detto, è un'idea interessante, ma non vediamo la possibilità di sviluppo di questa roba qua. Invece tu ci hai creduto, sì. E insomma hai fatto di testa tua un po'. Come sperimentazione è stata la prima che io conosca ad essere diretta. Io lanciavo i coltelli dal palo. Ho visto altre commissioni dove comunque c'erano performer che praticavano la loro disciplina, interruzione, scendevano a terra, lanciavano i coltelli e poi riprendevano a fare quello che facevano. Io invece ho voluto sperimentare lanciando i coltelli parallelo al suolo, a testa in giù. Come si svolgono invece le tue giornate, insomma, come iniziano? Dunque, colazione robusta, perché serve. Poi quando sono in periodo di allenamento, quindi se sto lavorando a un progetto particolare, lavoro a livello fisico, quindi gli allenamenti vanno con una media di 6 ore al giorno. Però diciamo che in queste 6 ore c'è un lavoro sia di creazione, quindi di elaborazione, di combinazioni di movimenti, di sviluppo dell'idea, che può essere la scelta delle musiche, la scelta dei costumi, e poi molto è ricerca, perché comunque appunto forse uno dei pochi vantaggi dell'avere una certa età, di aver cominciato con una certa età, è appunto il bagaglio culturale. Non mi posso definire un accanito lettore, però mi piace molto leggere i film, ne vado matto. In lingua italiana o...? Ormai in lingua originale prevalentemente. Poi adesso da che vivo fuori dall'Italia ho cominciato a studiare anche polacco e norvegese, quindi vedere serie televisive, film è un modo per consolidare una lingua particolarmente difficile come il polacco o comunque inusuale come il norvegese. Sì, sto imparando queste due lingue, ma dell'olandese non c'è traccia ancora, nonostante 7 anni che viva là. Ed è un po' un gap, perché comunque non poterti relazionare con la lingua locale sul frangente lavorativo ovviamente diventa un handicap bello importante. Il tuo legame con la Sardegna ovviamente non si è mai reciso, non si è mai interrotto, anzi è diventato insomma sempre più saldo, e a un certo punto ti capita addirittura nel 2018 di ritornare a Cagliari per prendere parte a uno spettacolo di danza. Sì. In quel momento ti è venuta la voglia di ritornare qua e di dire magari posso insomma realizzarmi professionalmente anche nella mia terra d'origine? Beh guarda, parliamo di appena 2 anni fa ormai. Questo progetto è stato voluto e desiderato con forza sia da me che da Deborah Fadda, che è la regista e coreografa dello spettacolo, oltre che una carissima amica. Ovviamente qua c'è famiglia, amici, un sacco di affetti, un sacco di ricordi, perché comunque ci sono nato e cresciuto in questa città. Ci sono dei momenti in cui ti manca, però quando impari a confrontarti con la realtà europea,
A volte è tosta anche rientrare dal punto di vista proprio culturale, perché abbiamo ovviamente delle radici fantastiche e invidiabili. Però purtroppo la quotidianità è difficile da digerire quando si è abituati a un altro tipo di forma mentis. Abbiamo un sacco di pregi, ma proprio tanti, solo che purtroppo non siamo in grado di vederli in quanto sardi. Viviamo su un'isola che potrebbe andare avanti da sola. E invece purtroppo le cose non funzionano così. Quindi anche tornando al progetto di Contronatura, che è appunto lo spettacolo a cui ho preso parte, è andato discretamente, perché è stato presentato 2 giornate, e è stata una bellissima esperienza, perché oltretutto anche la compagnia di danza formata da Deborah aveva degli elementi belli tosti, quindi tutto lo spettacolo è stato veramente una bellissima esperienza. Da ottobre 2018 invece sei entrato a far parte del Corego Theater Group di Amsterdam, diretto da Carmelinda Gentile. Ecco, si tratta di un gruppo teatrale amatoriale, però di alto livello, specializzato in teatro in italiano in Olanda. Come si svolgono i vostri spettacoli e quali sono le principali attrazioni che voi proponete al vostro pubblico? Tutto nasce dall'idea di Carmelinda, appunto, che è trasferitasi in Olanda relativamente di recente, perché lei ha passato un bel pezzo della sua vita lì, poi è tornata per motivi lavorativi. Ricordiamo che Carmelinda è Bebba del commissario Montalbano. Poi si è ritrasferita in Olanda e il teatro, però, essendo parte integrante della sua vita, le mancava talmente tanto che, non potendo esercitare il teatro, ha detto: sai che c'è? Me la faccio io la compagnia. Metto in piedi questo gruppo. E quindi da ormai 4 anni fa ha messo in piedi questa compagnia, che è una compagnia amatoriale, è aperta a tutti. La maggior parte dei componenti sono expat italiani, persone espatriate che comunque hanno lavori random, dentista, differenti, sì, professioni. Sì, sì, sì. Io l'ho conosciuto l'anno scorso questa realtà e mi sono confrontato con una realtà, oserei dire, semiprofessionale, perché comunque vantano già un bel numero di spettacoli all'attivo, sia in Olanda e anche presentati in Italia, con delle regie, delle soluzioni sceniche molto originali, perché ricordiamo che mentre qui in Italia si lavora prevalentemente col teatro all'italiana, quindi col palco rialzato e altre situazioni, in Olanda è un teatro più contemporaneo, quindi diciamo che la prima fila è a livello del palco, quindi anche a livello scenico c'è da fare considerazioni diverse. Questa esperienza è stata la mia possibilità di poter continuare a calcare palcoscenico. Io ormai col circo è da circa un anno che ho difficoltà, perché appunto non avendo più la scuola, la possibilità di allenarmi a scuola, non ho un posto dove poter continuare ad allenarmi, quindi al di là degli allenamenti di mantenimento abbastanza random, la possibilità di approfondire le mie conoscenze teatrali, perché poi all'interno della scuola si faceva danza, teatro e musica, oltre appunto alle discipline circensi, ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze teatrali anche in via indipendente, perché poi nel 2017 ho partecipato a Malaga a un laboratorio di commedia dell'arte. Io sono appassionato di maschere dal 94, ero sì, poco più che un bambino, perché avevo 10 anni nel 94. Quindi ho sempre studiato e creato maschere. Ho studiato principalmente la cartapesta con la regola d'arte veneziana. Di recente, poi partecipando a un altro laboratorio di maschera, ho conosciuto un altro materiale che mi permette di creare maschere, non dico su scala industriale, però di creare dei prototipi anche molto elaborati in tempo decisamente più breve. Quindi la passione per il teatro, soprattutto per la maschera, mi ha appunto fatto approdare al Corego. In questa esperienza sto imparando tantissimo a livello scenico e non solo, perché appunto sto riscoprendo le tragedie e le commedie greche e il teatro contemporaneo. Quindi Sofocle, Euripide, per tornare insomma, Aristofane, tanto insomma. Che a giugno scorso abbiamo presentato la Lisistrata. E per questa performance di Lisistrata mi sono stati commissionati delle cose molto particolari. Non so se conosci la storia della Lisistrata, fondamentalmente parla di una donna che sceglie di fermare una guerra
indicando uno sciopero del sesso. Quindi diciamo la tematica era piuttosto fallica, mi sono state richieste diverse cose a tema fallico. Al di là del divertimento del realizzare lo spettacolo, ho avuto modo anche di farmi valere in scena con le mie creazioni. Quindi vederlo lì in scena, vedere la gente che comunque era coinvolta ed era affascinata da questi oggetti Bella soddisfazione. Sì, anche una bella conferma, perché comunque ho detto, vabbè, quindi probabilmente non era solo... La strada è quella giusta. Essere di parte, effettivamente c'è della qualità dietro. Prima di tutto questo però, tu hai avuto, se non ricordo male, anche una parentesi nel mondo dell'illusionismo. Sì. È stata effettivamente la mia prima esperienza professionale dopo la laurea conseguita nel 2016. Sono stato ingaggiato da questa compagnia e ho avuto modo di conoscere appunto uno dei più grandi illusionisti a livello mondiale, che io però non conoscevo, quindi con molta umiltà ho detto ah ok, va bene, facciamolo. Però è stata un'esperienza intensa e molto molto bella. Ho avuto la fortuna di condividere il palco non solo con questo grande illusionista che risponde al nome di Hans Klock, ma anche con un'altra espatriata italiana, che era la dance captain, diciamo la leader dei ballerini. Io purtroppo ho fatto parte del cast di questo spettacolo come ballerino e aiuto per le illusioni, stage helper letteralmente, o assistente alle illusioni. Quindi mentre l'illusionista metteva in atto queste illusioni, in un certo senso io ero parte dell'illusione, a volte devo comparire, scomparire, un sacco di restrizioni perché ovviamente dicono non puoi dire come funziona l'illusione. Perché no, non te lo chiederemo ovviamente. Grazie mille. Oddio, ormai è scaduto il contratto di segretezza, però sono cose che... Però insomma non era proprio la tua strada, nel senso che poi tu insomma alla fine sei tornato a fare insomma... cui avevi studiato. Non è che non fosse la mia strada, è stata un'esperienza molto affascinante, perché comunque chi da bambino o da meno bambino non rimane affascinato dalla magia o appunto dalle illusioni. Però appunto vedere l'illusione che prende vita sotto gli occhi del pubblico e quanto lavoro e fatica comunque ci sia dietro a queste preparazioni è stato molto interessante e mi ha insegnato tanto. Dal punto di vista professionale, perché comunque ho passato un sacco di tempo nel backstage, ho avuto modo di conoscere un sacco di tecnici. Nel mondo del teatro, dello spettacolo dal vivo, non c'è cosa migliore che avere amici tecnici, perché i tecnici veramente sono la manna dal cielo. Tutto quello che succede in scena, tutto quello che il pubblico ha occasione di ammirare è molto dovuta alla bravura dei tecnici, esatto, che insomma sanno come orchestrare un po' il tutto. E sanno gestire anche gli imprevisti con prontezza e permettere a chi sta performando, a chi sta dando vita alla magia, che le cose vadano avanti senza problemi. Quindi diciamo che l'esperienza nel mondo della magia non la rinnego assolutamente, anzi, a un certo punto avevo anche pensato di creare una commissione tra circo e magia, solo che per mancanza di fondi, come al solito, le cose non sono fattibili. Però in ogni caso l'illusione è prevalentemente intrattenimento. A me piace molto la teatralità di una performance dal vivo, quindi se io mi ritrovo a performare su un palco è per creare uno stato d'animo, per creare una connessione col pubblico, affinché a fine spettacolo ci possa essere un confronto anche diretto, un confrontarsi su quello che abbiamo condiviso in scena, perché comunque anche se io sono sul palco e loro sono tra il pubblico, si vive assieme, perché comunque chi performa vive sulle reazioni del pubblico. Se il pubblico è piatto, il performer bravo ti fa comunque la performance, però finisce, fa meno male che è finita. Quindi non c'è quel coinvolgimento che ti dà la gioia di performare. Quindi sì, prevalentemente non sentivo l'intrattenimento come parte della mia via. Ho moltissimi colleghi che vivono per quello, nel senso hanno dei talenti,
che spesso e volentieri purtroppo raramente approfondiscono. Riescono a sfruttare poi al meglio, insomma. Esatto, per me quello è un po' una pecca, perché se hai un'arte, non voglio dire di vivere per quell'arte, che sarebbe l'apoteosi, però sviluppala, cerca di sviscerarla. Non fermarti alle cose che sai che ti danno il pane sul tavolo, tanto va bene così, chi me lo fa fare di sforzarmi di più. Io purtroppo sono così. Infatti ho avuto la difficoltà più grande della tournée con lo spettacolo Illusionismo, è stato il dover performare 6 giorni su 7, spesse volte anche 2 volte al giorno, lo stesso spettacolo di 3 ore. Che alla fine degli 8 mesi sapevo le battute a memoria in olandese. Non parlando olandese sapevo esattamente cosa diceva, in quale momento, anche i costumisti dietro. Era il gioco della battuta. Quindi sì, ripetiti a Juvent, però dopo un po' a me fa star male, ho bisogno di spaziare, di creare cose nuove. E forse anche questo è un retaggio della scuola, comunque ti portava a presentare degli esiti regolarmente, 3-4 volte all'anno, e quindi c'era sempre la spinta, la motivazione a creare qualcosa di meglio, magari migliorare, quindi una costante ricerca del tuo livello, sia tecnico che artistico, per poter andare oltre, per poter crescere come artista. Bene, la nostra chiacchierata si conclude qui. Io ringrazio Gabriele Manca per essere stato nostro ospite a Latitudini del Mondo, per aver raccontato la sua esperienza. Io vi do appuntamento qui su Telecosta Smeralda la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre su Canale 13. Arrivederci. Nella prossima puntata incontreremo e conosceremo Alessandra Locche. Alessandra è originaria di Cagliari ed è una giornalista. Ha iniziato a occuparsi di cronaca, anni fa, per alcune testate locali qui in Sardegna. Dal 2019 si è trasferita in Lombardia, dove attualmente vive e lavora. Alessandra scrive per il quotidiano L'Eco di Bergamo e si occupa soprattutto di cronaca giudiziaria.